È arrivato il momento di inserire gli articoli nel corpo principale dell'home page. In questo caso andiamo a vedere come è strutturata la nostra pagina, chiudiamo quello che non serve. La nostra base, eccolo qua. La nostra pagina è composta da landing page content, eccolo qua, in cui abbiamo una sezione banner big che abbiamo già implementato, una sezione highlights che abbiamo già implementato. A questo punto si entra nel corpo principale della pagina dove c'è una sezione che abbiamo chiamato section articles in cui visualizziamo appunto il parziale section articles. Andiamo a vedere, eccolo qua. Come vedete qui dentro c'è del testo formattato in qualche modo, ovviamente noi adesso andremo a perdere la formattazione, vedremo in seguito come inserirla. Quindi quello che dobbiamo fare anche in questo caso è ottenere il titolo dell'articolo in questione, ottenere, beh, in realtà non è proprio così, chiedo scusa. Questo è il titolo della sezione, che possiamo chiamarla un po' come vogliamo, in base a quello che vogliamo visualizzare. Poi, questo è il titolo dell'articolo invece, con la sua data di pubblicazione e un eventuale link all'autore, però questo per il momento non possiamo ancora inserirlo perché non abbiamo ancora iniziato a lavorare sulla parte degli user. E poi c'è tutta la sezione del corpo dell'articolo. Quindi ormai dobbiamo aver più o meno chiaro come funziona. La prima cosa da fare è inserire nel context le informazioni da visualizzare. Facciamo context, lo chiamiamo articles list e la mettiamo uguale a Articles Object All e mettiamo in questo caso dal quarto in poi. Quando non si mette niente dopo il due punti in una lista vuol dire dal numero scelto fino alla fine. Quindi tutto il resto degli elementi non utilizzati al momento li mettiamo qua. Ora possiamo fare una piccola ottimizzazione. Possiamo fare in modo di evitare di continuare a chiamare la query più e più volte per fare lo slice, eccetera, eccetera. Potremmo fare per esempio una lista articles qua uguale a articles object all e poi dire che della nostra lista articles andiamo a prendere l'elemento 1 per il banner, l'elemento da 2 a 4 per gli highlights e dal 4 in poi per quanto riguarda invece la lista degli articoli. Salviamo. A questo punto abbiamo Articles List, lo copio, andiamo nella sezione Articoli e sappiamo che dobbiamo fare ultimi articoli inseriti. Spero non si sentano troppo i bambini che giocano in sottofondo. Qui dobbiamo andare a mettere il nostro articlesList.title. Oh, no, 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 chiedo scusa, sto facendo un po' di confusione. Allora, articlesList è una lista, ovviamente, quindi non è che posso mettere title di una lista. Qua dovrà esserci un singolo articolo da visualizzare, ovviamente. E la nostra sezione in questione dovrà contenere tutta una serie di articoli, no? Come questo, another blog post, eccetera, eccetera, new feature, sono tutti articoli differenti. Quindi, per farlo, dovremo riutilizzare, come abbiamo fatto in precedenza, il ciclo for, che ci consentirà di inserire appunto i vari post, che come vediamo sono divisi da questi div. Quindi abbiamo div blog post, div blog post e anche qui div blog post. Quindi, potremmo tranquillamente creare una subsection article specifica. Altrimenti, quello che possiamo fare è inserire un ciclo for qui,
magari per comodità lo teniamo indentato come il resto, e mettiamo for article in articles list, e a questo punto qua dentro dovremmo spostarci tutto il blog post. Oops. Ok. Quindi for article in article list, noi cosa faremo? Faremo article punto title come titolo, dove c'è la data andiamo a mettere il tag della data qui, article, ops, questo l'autocompletamento devo sistemarlo, article.published. E come href dovrebbe esserci l'autore. Per il momento lo lasciamo statico, tipo admin per dire, poi lo sistemeremo. E per quanto riguarda invece il corpo del testo, qui dentro, per ora ci limitiamo a... Vediamo un po' se è proprio diviso tutto. Lo volevo mettere tra P e tutto il resto, quindi per ora facciamo così. Facciamo così. Volevo beccare questo, non ce l'ho fatta, quindi andiamo su. Cancello tutto in modo che ho il P di paragrafo di apertura e il P di paragrafo di chiusura. Qui dentro è il div che possiamo portarlo indietro. Oh, così è tutto formattato in maniera pulita. Qui dentro andiamo a mettere il nostro article. Ancora. Ho sbagliato a chiamarlo article, perché article è anche una parola chiave dell'HTML, quindi l'autocompletamento mi fa confusione. Article.body era. Perfetto. E salviamo. Questi due article successivi non servono più, quindi li possiamo togliere e poi la pagination la vedremo nel prossimo video. Salviamo e vediamo per ora cosa viene visualizzato. F5, ecco qua. Abbiamo ultimi articoli inseriti, articolo 2 e per il momento nient'altro. Dovrebbe esserci anche l'articolo 1. Come mai non viene visualizzato l'articolo 1? Potremmo aver sbagliato qualcosina. Potrebbe essere sbagliato ancora lo slice in articles list. In teoria no. Abbiamo inserito 5 articoli nella sezione admin. Sì. Quindi come mai non viene visualizzato l'articolo 1? Interessante. Vediamo. Ok, ho capito qual è il problema. Dunque, come facciamo a debuggare una situazione di questo tipo? Abbiamo 5 articoli e ne vengono visualizzati 4 e non capiamo perché manca l'articolo numero 1. Ora, la prima cosa da fare è cercare di avere del supporto al debug, cioè delle informazioni aggiuntive. Questo possiamo farlo direttamente modificando il nostro codice sorgente inserendo delle stampe. Per esempio, vogliamo essere sicuri che la colpa sia della query, quindi di come creiamo il context article list, oppure di come lo visualizziamo nel template. Come facciamo a saperlo? Visualizziamo il contenuto di context article list. Quindi selezioniamo Ctrl C, print di context article list e salviamo. A questo punto facciamo un F5 ed ecco qua che abbiamo la stampa, il print di quello che era la nostra query, o meglio il context article list. E come vediamo nella nostra query set c'è dentro solo esclusivamente un articolo, quindi il template si sta comportando correttamente, sta visualizzando tutto quello che c'è. Il ciclo for che abbiamo fatto quindi non ha problemi finora, è che c'è dentro nella lista article list solo un articolo. Ora andiamo a capire come mai ce n'è dentro uno solo.
Andiamo a fare un altro print, anzi modifichiamo questo che tanto non serve più. Andiamo a stampare articles. Articles è la query che abbiamo fatto, article objects all. Così vediamo da dove partiamo a fare lo slice, cosa contiene. Salviamo, andiamo qui, F5, andiamo nel terminale e vediamo che la query set contiene qua 5 articoli. Qual è il problema? Guardate l'ordine. Abbiamo 1, 5, 4, 3 e 2. Quindi l'1 è finito in cima alla lista e non in fondo alla lista. Se vi ricordate, questo è successo perché? Perché quando siamo andati nell'interfaccia amministrazione, dopo che li abbiamo inseriti, l'articolo 1 aveva un nome e un titolo differente. Quindi siamo andati ad aprirlo e a modificarlo e a risalvarlo. Questo fa sì che ora qui vediamo created e published, non vediamo updated, però in realtà se torniamo ad esempio, così intanto ripassiamo anche un po' di cose, torniamo all'interfaccia admin degli articoli, dove abbiamo registrato, ops, degli articoli intendevo, questa, dove abbiamo registrato il nostro articolo nell'interfaccia amministrazione. Come vedete nella lista delle colonne da visualizzare abbiamo messo titolo, autore, data di creazione, di pubblicazione, mettiamo anche updated, giusto, si chiamava così, vediamo subito in models, updated si chiamava, perfetto, quindi torniamo in admin, updated, salviamo, torniamo qui, F5 ed ecco che è comparsa la colonna updated. E come vedete, mentre l'articolo 1 è stato creato il 3 luglio, pubblicato il 3 luglio, è stato aggiornato il 23 luglio. Questo vuol dire, ed è stato aggiornato, beh, adesso si vede da solo dai minuti, non dai secondi, ma è stato aggiornato anche dopo tutti gli altri. Questo spiega il perché dell'ordine della nostra lista, questa qui. Fondamentalmente il query set di default ci dà indietro la lista in ordine di ultima modifica. Allora la domanda diventa, perché nella nostra home page non è finito nel banner? Non è finito nel banner perché noi abbiamo fatto lo slice, e questo probabilmente è sempre un errore mio, a partire dall'elemento 1. È una piccola svista. Le liste di oggetti, come già sappiamo, partono dall'indice 0 come numerazione, infatti l'avevamo anche già usato. Invece io sono partito erroneamente dall'indice 1, quindi per correggere tutto dovremmo fare che il banner è l'elemento 0. Gli highlights sono l'elemento da 1 a 3 escluso, quindi 1 e 2, e dal 3 in poi tutti gli altri. Salviamo, ricarichiamo, beh, possiamo togliere anche il print che non serve più. Salviamo, ricarichiamo la pagina, F5, ed ecco qua che il nostro articolo, quello che avevamo pasticciato dentro, è venuto fuori come banner. Poi abbiamo i due highlights ed ecco che finalmente abbiamo i nostri articoli 2 e 3. E così è tutto corretto. Nel prossimo video andiamo ad aggiungere altri articoli per renderli più numerosi, in modo che poi introduciamo il concetto della paginazione. Quindi vediamo con una lista a disposizione come fare a visualizzare fondamentalmente solo un certo numero di articoli della pagina e creare automaticamente i bottoni per il link alla pagina successiva, eccetera, eccetera. Comporterà un po' di modifica al template. Per ora è tutto e vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video.